Andy Diaz che torna a Roma e torni dopo il bronzo di Parigi che, come ci hai raccontato più volte, ancora non ti soddisfa pieno. No, per niente. Sono un po' insoddisfatto e ovviamente tutti vogliono vincere un'Olimpiadi. Io sono arrivato terzo, va bene tornare a casa con una medaglia, ma comunque io avevo la speranza di poter fare di meglio. Quindi domani a casa, tutti sappiamo che il tifo di casa e il popolo di casa ti dà quella forza in più per fare del risultato, è stato felice. Domani ho in testa soltanto una cosa. Ricordo che a Roma, gli europei, i primi hanno fatto 18 metri, quindi mi sembra anche a me, ho la possibilità di farlo, mi sento bene, mi sento in forma, quindi domani a casa voglio vedere a tutto il popolo di Roma, voglio farle vedere, no? Che anche io posso fare quelle misure. Ecco, proprio questi 18 metri che pensavi di poter fare anche a Parigi e ti ha deluso non essere riuscito a farli, ti chiedo un po' in prospettiva, dato che oggi hai addirittura parlato del record del mondo, cosa ti aspetti, ricordando che è vero, c'è stata l'Olimpiade, ma l'anno prossimo c'è il tuo primo mondiale con la maglia dell'Italia. Sì, diciamo che già la mia carriera è iniziata lì a Parigi, e ormai il rubinetto è aperto, quindi si inizia per un bronzo, ma devi continuare a prendere quello che c'è bisogno, quindi l'oro è il primo posto e tutto quello che resta io lo voglio prendere, sinceramente. Senti Andy, hai affrontato il periodo di preparazione olimpica con una pubalgia, l'hai superata, non hai fatto gare, ti sei avvicinato al meglio, ecco la qualifica insomma non è andata nel migliore dei modi. Cosa ti è mancato secondo te al di là dei centimetri per arrivare all'oro olimpico? Allora, mi mancava altre gare. Sì, avevo in mente fare una preparazione, una stagione totalmente diversa, iniziare a Diamo lì, a Marrakech e fare altre gare per arrivare nel miglior modo possibile a Parigi. No, non è andata così, quindi soltanto sono arrivato lì a Parigi con quello che avevo. Avevo una pubalgia, va bene, ma comunque dovevo prendere la medaglia. Loro sono arrivato in una migliore forma, quindi hanno vinto. Quindi spero di vedersi nella finale, così dimostro che campione sono io. Dimostrato di essere comunque tra i migliori al mondo. A Parigi per la prima volta hai indossato la maglia azzurra, hai detto più volte è iniziata una nuova carriera, una nuova vita sportiva per me. Ecco, domani la prima volta all'Olimpico per te, le emozioni. Sono molto emozionato, prima dicevo che il pubblico di Roma è enorme, è grandioso, bellissimo. Ho fatto il record italiano a Golden Gala però a Firenze, quindi mi sono trovato con un pubblico meraviglioso, quindi domani a casa realmente spero fare di meglio, sono tanto emozionato. Senti, il tuo percorso è iniziato, no, da Libertas Unicusano di Livorno, poi Fabrizio Donato, ecco, veramente insomma, hai ripagato tutte queste persone della fiducia, però insomma non ti vuoi fermare. No, per niente, realmente mi sento molto fortunato. In questo percorso bellissimo mi sono trovato delle persone che hanno da fare, persone che si fidavano di me, iniziando per Giannone, presidente della Libertas Unicusano Livorno, a mio allenatore Fabrizio Donato, alla Fiamma Gialla, tante persone che hanno stato al mio fianco dall'inizio, no? Del percorso che non sapevamo dove potevamo arrivare. Ormai sappiamo cosa vogliamo fare e va bene così, andiamo praticamente alla grande, vogliamo continuare così.